In inverno, chi si avventura in montagna sugli sci spesso può trovarsi su terreni potenzialmente valanghivi e deve quindi fare i conti con il pericolo valanghe. Come strumento per la pianificazione si è imposto il metodo del 3x3 che evidenzia tutti gli aspetti fondamentali per la prevenzione. Il metodo si basa su tre elementi principali che sono le condizioni, il terreno e il fattore umano, ovvero chi partecipa all'uscita. Poi abbiamo i tre filtri o livelli. Il primo è la pianificazione del percorso da casa o da rifugio, ovvero la prima fase di preparazione. Il secondo filtro lo abbiamo in loco, cioè in ambiente, quando usciamo e ci facciamo un'idea della situazione, raccogliendo impressioni e osservazioni. Il terzo filtro o livello lo abbiamo sul singolo pendio, ovvero quando mi trovo davanti al pendio e devo decidere vado o non vado. Al mattino, quando partiamo per la nostra escursione, esaminiamo i tre elementi visti durante la pianificazione. Analizziamo le condizioni, ovvero la situazione in termini di neve e valanghe, e naturalmente anche le condizioni meteorologiche. Quindi vediamo se il meteo è migliore o peggiore, se la visibilità è buona, se le temperature sono più alte o più basse e se c'è più o meno vento del previsto. E proprio il vento ci porta a considerare la situazione in relazione alla neve e alla situazione valanghe. Per esempio, controllo se il vento ha trasportato più neve, provocando un problema di neve ventata più marcato. O a seconda di quanto pianificato, se si sono presentati altri problemi in forma più o meno marcata. Quando si è in montagna è molto importante tenere sempre occhi e orecchie aperti e osservare ciò che ci circonda. Si tratta soprattutto di individuare i segnali d'allarme. Con segnali d'allarme si intendono i suoni di assestamento che ci rivelano la possibilità di un innesco o della propagazione di una rottura. Ovviamente anche valanghe recenti sono segnali d'allarme, a prescindere che siano causate da brillamento, da chi fa sport o da un innesco spontaneo. Il terzo segnale d'allarme a cui dobbiamo fare attenzione sono le fessurazioni in corrispondenza delle tracce. È chiaro che ogni tanto dovremo allontanarci dalle linee tracciate per poter individuare questo tipo di segnale. Negli ultimi anni la valangologia ha fatto enormi passi in avanti. Lo dimostra per esempio la categorizzazione dei problemi tipici valanghivi, che non sono infiniti ma solo di 5 tipi. Questi 5 problemi sono strumenti molto pratici per noi che pratichiamo sport invernali. Il primo problema tipico valanghivo è il problema di neve fresca. Si tratta di un problema relativamente semplice da valutare, come suggerisce il nome a rappresentare un problema è la neve fresca, e nel concreto la quantità critica di neve fresca. Quindi chi si avventura fuori pista deve sapere quale sia la quantità critica di neve fresca a quel giorno. La quantità critica dipende dalle condizioni di contorno, ovvero come si presenta lo strato superiore degli strati deboli persistenti. È ruvido o molto liscio? E com'è la temperatura? Fa molto freddo, cosa che rende lo strato fragile? Lo strato fresco è facilmente disturbabile? O siamo attorno allo zero, quindi ha una temperatura favorevole? Il secondo problema valanghivo è il problema di neve ventata. In questo caso si tratta dell'interazione tra neve a bassa coesione e vento. Il vento è il costruttore di valanghe, perché trasporta la neve distribuendola in modo disomogeneo. Queste altezze variabili della neve vanno a provocare delle tensioni a livello del manto nevoso, da cui possono originarsi delle valanghe. Quindi, con il problema di neve ventata, bisogna soprattutto riconoscere i punti in cui si accumula la neve trasportata dal vento, che la sparge da sopravvento a sottovento, ovvero dal lato dove tira il vento a quello opposto al vento. È proprio lì, sotto vento, che si trova la neve ventata e gli accumuli di neve ventata vanno evitati. Le tracce del vento, cioè i segnali che ci indicano dove si trova la neve ventata, sono per esempio i sastrugi, cioè delle superfici strutturate con la punta rivolta contro il vento. Altri segnali che possono indicare la presenza di neve ventata sono le cornici, i pennacchi di neve e le dorsali spazzate dal vento. Un problema valanghivo molto facile da riconoscere è il problema di neve bagnata. Come suggerisce il nome, qui il manto nevoso è impregnato d'acqua e quando questo succede il manto perde completamente la stabilità. Quindi quando il problema è la neve bagnata bisogna semplicemente fare attenzione e considerare quanto impregnato è il manto. Tipicamente il problema di neve bagnata si presenta in primavera, quando con le temperature in rialzo durante il giorno e l'irraggiamento, il manto si fa sempre più umido, perdendo stabilità e provocando le valanghe di neve bagnata. Le valanghe di slittamento si verificano solo nei punti dove il terreno sotto è liscio, come per esempio i prati ripidi o i lastroni di roccia.
In questi casi ci sono delle rotture che segnalano il pericolo permettendo di evitarlo, tanto che di norma per chi scia fuori pista questo tipo di situazione non rappresenta un grosso problema. Tra tutti i problemi valanghivi, quello in assoluto più difficile da riconoscere è il problema di strati deboli persistenti. Mentre in caso di neve fresca, la neve appena caduta si vede, con la neve ventata si notano le tracce lasciate dal vento, con la bagnata il manto risulta bagnato e il problema da scivolamento si nota dalle bocche di balena, il problema di strati deboli persistenti non è visibile dalla superficie. Di conseguenza una buona pianificazione e le informazioni del bollettino valanghe assumono un'importanza cruciale. Quando il problema sono gli strati deboli persistenti, è bene eseguire in alternativa, o ancora meglio in aggiunta, un'analisi del manto nevoso che permetta di riconoscere gli strati deboli nel vecchio manto. L'opportunità di eseguire o meno analisi del manto in ambiente dipende molto dalla situazione valanghiva. Se la situazione è chiaramente pericolosa, con rumori d'assestamento ovunque, non ci metteremo a scavare delle buche. Se invece si tratta di un problema di strati deboli persistenti, che persiste già da diverso tempo, e non abbiamo la certezza che lo strato debole sia ancora presente e possa ancora essere disturbato, allora può aver senso scavare nella neve per farsi un'idea più precisa della struttura del manto nevoso. L'inclinazione del pendio è un criterio importante per la valutazione del pericolo valanghe. La neve scivola a partire dai 30 gradi, questa è la soglia da considerare. Le valanghe avvengono dai 30 gradi in su. La tipica inclinazione a cui si producono le rotture è 38 gradi. Sapendo l'inclinazione, possiamo stimare dove si possano nascondere determinati punti di pericolo. Inoltre possiamo farci un'idea di massima sulla probabilità di innesco di una valanga. Più ripido è il terreno, più è probabile che si verifichi una valanga. È quindi importante imparare a stimare l'inclinazione dei pendii senza dover per forza ogni volta andare direttamente sul pendio da valutare per misurarne l'inclinazione. Anche perché ci esporremmo al pericolo. Si tratta di imparare a fare una stima a occhio quando ci troviamo in ambiente e vediamo un pendio. Quelli saranno 35 gradi o siamo più sui 40. Con l'ausilio della mappa, meglio se digitale, possiamo verificare la correttezza della nostra stima. Se si sanno riconoscere i 30 gradi in ambiente, facendo anche attenzione ai bacini di alimentazione, e si conoscono le classiche regole di base, come il fatto che dai 30 gradi in su bisogna muoversi a zigzag, allora si possiedono le abilità per tracciare un buon itinerario. Un altro suggerimento: nelle zone dove ci sono sporgenze di roccia, per lo più prive di neve, di solito l'inclinazione è oltre 40 gradi. Per allenarsi a valutare l'inclinazione dei pendii è consigliabile confrontare spesso le misurazioni con la propria stima. La cosa migliore è usare il cellulare, posizionando uno dei bastoncini sul pendio e misurando l'inclinazione con la funzione dello smartphone. In alternativa, si può anche usare il metodo del pendolo con i bastoncini. Ovviamente sono molto utili anche le mappe di pendenza, che ci danno già ottime informazioni circa la classe di inclinazione. Anche la topografia ricopre un ruolo nella formazione delle valanghe. A seconda del problema valanghivo, anche piccole differenze di terreno possono diventare la goccia che fa traboccare il vaso. Con un problema di neve ventata, spesso le dorsali sono favorevoli, perché il vento spazza via la neve da lì e magari la trasporta in una conca lì vicino, dove si formano accumuli di neve ventata. In una situazione di strati deboli persistenti, la faccenda può essere diversa. In questo caso potrebbe invece essere più favorevole la conca, perché c'è molta neve e l'eventuale strato debole sarebbe in profondità. Invece, nella zona con poca neve accanto alla conca o ai piedi del pendio, è più probabile che si manifesti il problema di strati deboli persistenti, perché c'è meno distanza tra lo strato debole e i nostri sci. Un altro aspetto fondamentale riguarda le conseguenze. In quota dobbiamo sapere individuare le trappole morfologiche. Queste sono per esempio le zone sopra le pareti rocciose o i cambi di pendenza bruschi, i letti dei torrenti o i canaloni, dove si rischia di precipitare o dove la profondità di seppellimento sarebbe enorme. Il terzo aspetto è il gruppo, ovvero il fattore umano. Bisogna pensare bene a com'è l'umore della giornata e quali sono le condizioni.
Hanno portato tutto il necessario? Anche l'attrezzatura deve essere completa. Può capitare di avventurarsi su terreni ghiacciati dove è molto importante avere con sé tutto il necessario per la cordata o per il soccorso in crepaccio. Ci sono una serie di comportamenti standard che è fortemente consigliato tenere in ambiente. Alcuni di questi riguardano le distanze. Con inclinazioni dai 30 gradi in su, bisognerebbe tenere delle distanze di alleggerimento che servono a non sovraccaricare il manto nevoso. Il vantaggio è che quando si sale su pendii ripidi non si disturba il o la partner. Un altro vantaggio delle distanze è che in caso si distacchi una valanga, ne restano travolte poche persone e non tutto il gruppo. Un'altra misura standard è la distanza in discesa. Sui pendii dai 30 gradi in su bisognerebbe scendere uno alla volta, da un punto sicuro a quello successivo. La scelta del giusto punto di raccolta è di importanza decisiva e va fatta con la massima cura e cautela. I punti di raccolta sicuri si riconoscono dal fatto che si trovano un po' a distanza dai piedi del pendio. Così non si sosta direttamente sotto il pendio, ma di lato o in posizione elevata. Se un punto sia sicuro o meno dipende anche dalla grandezza del pendio. In ogni caso è bene tenere sempre una distanza di 20 o 30 metri dal pendio. Per i pendii di grandi dimensioni è meglio scegliere un punto di raccolta ancora più distante. Per questo è importante comunicare il punto di raccolta a tutti i membri del gruppo, così che ognuno sappia quanto deve allontanarsi per essere al sicuro. Per una prevenzione del rischio efficace, naturalmente si consiglia di adottare certe misure solo nelle situazioni in cui ha senso implementarle, onde evitare che alla lunga non vengano più percepite come utili e quindi accettate. Nulla la dice più lunga sul livello di abilità e di conoscenze di uno o una scialpinista della sua capacità di muoversi bene in ambiente. Ciò che bisogna imparare a fare è evitare i punti di pericolo e le trappole morfologiche e sfruttare le caratteristiche favorevoli del terreno. È un processo di apprendimento che dura anni, se non decenni. Ma in fondo, il bello dello scialpinismo è anche questo. E se si rispettano queste indicazioni, si riesce sempre a vivere magnifiche esperienze in sicurezza. Grazie.